Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Siamo qui a Portal Gepoli e dovremo finire finalmente la storia. Ok, ritorniamo per il percorso 121. Dovremo andare sul Monte Pira. Un Oddish. La nostra squadra ormai è un po' più forte di un Oddish. Ok, fuga. Perfetto. Ok, dovremo... Ecco, qua ci serve, dai, senti che usiamo il repellente. Repellente max. Ok. Oh, usiamo Serf. Dovremo risalire sul Monte Pira, dove ci aspetterà una piccola sorpresina. Ah, il Monte Pira me lo ricordo perché abbiamo trovato un sacco di strumenti interessanti nascosti. Quindi abbiamo fatto veramente un bel bottino. Usciamo allo scoperto. E oplala. Dovremo risalire in cima al Monte Pira. Questo posto mi incute un po' di paura. Sanno che non c'è ancora la nebbia. Ah, eccola infatti. Ok. Guardate chi incontriamo. Max e Ivan. Nin. Va bene, Nin e basta. Ok, parliamo con la signorina. I due uomini che hanno rubato le sfere le hanno riportate spontaneamente. Forse non sono poi così cattivi. Il mio compito è tramandare le leggende della regione di Owen. La crisi, vabbè. Ok. Quindi questo ci dirà la leggenda. Però abbiamo appena visto Ivan e Max che riconsegnavano le sfere. Quindi per noi questo è un buon segno, un buon presagio. Ok. Usiamo il repellente. Ok, quindi abbiamo visto finalmente che il team Hydro e il team Magma si sono arresi. Non come il team Rocket nelle anime che continua a persistere. Oh mamma mia. Ok. Diciamo ciao al Monte Pira perché è l'ultima volta che ci entreremo. O almeno l'ultima, se non morirà nessuno del nostro Pokémon. È chiaro. Adesso dove dobbiamo andare, signori? Dove ci porta il destino? A Verde Azzupoli. Ok, perfetto. Liberate uno slot in squadra. Ok, uccidi Ranette. Depositiamo il nostro Chuck, come sempre. Ok. Ok, andiamo nella casa di Rocco e vediamo che cosa ha da dirci. C'è una Pokéball? Ma prima leggiamo. È una lettera. A Nin, ho deciso di partire all'avventura e di allenarmi lungo il cammino. Credo che starò via per un po'. Ho un favore da chiederti. Prendi la Pokéball che si trova sulla mia scrivania. Contiene un Bellsprout, il mio Pokémon prediletto. Conto su di te. Spero che le nostre strade un giorno si incrocino. Rocco Piedi. Ecco a voi la Pokéball. No, 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 io la voglio prendere. E troviamo un Pokémon veramente raro. Troviamo Beldum, la prima evoluzione di Metagross. Quindi è veramente un regalo straordinario. Abbiamo visto la sua evoluzione, la seconda, si evolveva in un Metang, ma non abbiamo ancora purtroppo ammirato l'evoluzione finale. Quindi attendiamo con ansia. Ok, deposita Pokémon. Ciao Beldum. È a livello 5 ovviamente. Ritira. Vai, vieni Chuck. Allora, ora dobbiamo fare una cosa sempre a Verde Azzupoli. Voi, all'inizio del gioco, metterò una nota appunto nella prima puntata perché me ne sono ricordato ora, dovrete mettere una determinata ora di giorno, che è l'ora dalle 3 alle 9. Quindi dovete scegliere un'ora determinata. Indovinate per che cosa? Per esplorare al meglio la grotta Ondosa. È una grotta che funziona soprattutto con le basse maree e alte maree. L'orario è... Ok, mi sembra... Aspettate... Dalle 3 alle 9, sì. No, mi ricordavo anche un altro orario. Mi sembra che... No, non me lo ricordo per ora. Ecco, sì, dalle 15 alle 19, eccolo. Il mio suggeritore. Però possiamo prendere parecchi tesori della grotta Ondosa. Quindi, che aspettiamo a prenderli?
Ok, ciao Wingull. Ok, la prossima scelta sarà Machoke. Ma non è un bel popolo. Ok, sir. E addio anche a te. Baci. Perfetto. Ciao Ernest Marinaio. Non l'avevamo neanche battuto. Oh, lo registriamo anche lui sul nostro Pokénub. Ok. Finito l'effetto del repellente. Giusto quando ci serviva. Ok, adesso ragazzi entriamo nella grotta ondosa. Nella grotta ondosa mettere l'orario appropriato è molto utile, soprattutto per prendere un Pokémon veramente raro, che è Snorunt. La prima evoluzione, non so se l'avete visto, Glalie. La prima evoluzione di Glalie. Quello che aveva anche il Super 4 della Lega. Hai voglia di avventurarti all'interno della grotta? Ti va di portarmi del sale ondoso e dei gusci ondosi? Se mi porti questi ingredienti posso fare qualcosa di buono. Ok, buon vecchio. Mi sembra purtroppo che il sale ondoso si possa prendere solo con le alte e le basse maree. Quindi noi potremmo fare ben poco, ragazzi. Infatti me lo sono ricordato ora del determinato orario. Perché a Smeraldo mi sembra che l'ora è sempre quello. Ok. Andiamo qui con il detector se c'è qualcosa. Entriamo nella grotta ondosa. Ok. Entriamo usando Serra. Perfetto. Oh, qui c'è un bel guscio ondoso. Ok, magnifico. Vediamo ora qui che c'è. Non c'è niente, peccato. Vado sempre in cerca di tesori. Ok, rifacciamo Serra. Di qua. E opplala. E c'è un altro bel guscio ondoso. Ok, ciao ciao. Ok, riusiamo Surf. Ciao ciao. Allora, dove dobbiamo andare ora? Ok, andiamo qui. Sembra ci sia uno strumento. Ok, riusiamo Surf. È un continuo usare Surf. Mamma mia. Oh, e qui troviamo una bella caramella rara. Perfetto. Usiamo il repellente Max. Ovviamente ragazzi io lo ripeto, scusate mi sono costernato, ma dovrete esplorare il resto della grotta da soli, perché io non ho messo l'orario adeguato. Vedete, potevo avere un suggerimento, sì, potevo avere un suggerimento. Ok, procediamo di qua. E più là. Oh, qui troviamo il guscio ondoso. Ok, perfetto. Cerchiamo con il detector qualche strumento, ma niente. Ok, qui troviamo una grande perla. Allora ragazzi, questo è tutto quello che posso esplorare io qui. Spero che voi siete più fortunati, che mettiate l'orario adeguato, perché se no vi ritroverete come me. Che sto in una situazione un po'... Vabbè, non fa niente comunque. La grotta è facile da esplorare, sapete che si trova un Pokémon molto raro, ovvero Snorunt. Quindi ragazzi, per questa puntata di Pokémon Smeraldo è tutto. Ci vedremo in una prossima puntata. Ciao ciao!